Alla prima mostra personale in Italia dell'artista francese Achao, giustamente perché io tendo a sbagliare un po' i nomi. Allora, Achao è un artista molto particolare, molto originale e molto originale anche il senso di questa mostra, perché lui ha composto la maggior parte, ha realizzato, scusatemi, la maggior parte delle opere presenti a seguito dell'evento pandemico del Covid-2019 che tutti noi abbiamo vissuto in una maniera molto sentita, molto intensa, a maggior ragione può esserlo stato quello di un artista, perché noi, cioè, gli artisti sono sempre a contatto continuo con le emozioni e quindi la loro sensibilità si acuisce a maggior ragione in occasione di eventi del genere, insomma, che devastano un pochino tutto quello che sono le certezze, tutto il modo di vivere che c'era fino a un attimo prima e che un attimo dopo invece si è completamente rivoluzionato. Achao è un artista molto sensibile, un artista che ha molto interiorizzato tutto ciò che è accaduto intorno a sé e lo ha voluto in qualche modo esteriorizzare tutti i passaggi che ha compiuto la sua emotività in occasione di questa perdita completa delle certezze, del nostro senso quasi anche un po' di invincibilità, no? Che questo evento pandemico ci ha tolto, perché noi siamo sempre convinti che, di essere forti, di essere invincibili, invece poi eventi del genere ci mettono davanti le nostre fragilità, quelle che magari non siamo predisposti a osservare. E quindi forte emotività che si collega, che si evince dalle sue opere, si collega a un periodo artistico che è stato quello a cavallo tra fine 800, iniziato con la fine dell'Ottocento, in cui l'espressione, l'emozione, tutto ciò che era all'interno doveva materializzarsi sulla tela. Quindi non più le regole accademiche, la ricerca del gusto estetico, a volte anche puro a se stesso, purché si conformasse o fosse il più vicino possibile alla realtà osservata, bensì un mondo fatto di emozioni forti, che dovevano essere manifestate sulla tela e i primi a teorizzare questo distacco, questa esigenza nuova furono i Fauve, che non costituirono mai un vero e proprio movimento, in realtà furono solo una fucina di idee che poi diede vita a altri movimenti successivi che si sono susseguiti, e dove appunto i colori dovevano essere assolutamente protagonisti, anche in modo a volte irruento, a volte brutale, tant'è che fauve significa bestia. Quindi c'era questa esigenza di buttare fuori queste emozioni appiattendo tutte le regole della prospettiva classica, quindi annullando la profondità, figure molto ben delineate nei contorni che contenevano in qualche modo questa irruenza dei colori. E uno fra i primi, che io ritengo poi un innovatore, perché poi ha fatto un passaggio anche successivo ed è stato precursore di un altro movimento che ha seguito. Uno dei precursori, dicevo, dei Fauve, ma poi anche del movimento espressionista e del successivo Naïf, perché poi di fatto si lega anche a Naïf, fu Henri Matisse, che è un artista a cui Achao si lega e da cui si lascia anche ispirare. Henri Matisse aveva questa tendenza in qualche modo a dare la semplicità delle forme, lasciando la priorità e la prevalenza a quello che era il colore, quindi colori forti, colori intensi, colori che dovevano raccontare e narrare le sue emozioni.
Poi però ecco, si è spostato verso il naif, mantenendo però quelle che erano le regole base di partenza del fuoco, quindi l'assenza della prospettiva, la semplificazione delle forme, i colori che spesso erano funzionali proprio a questo discorso di questa tendenza e ricerca di semplicità, per andare poi ulteriormente nella sua terza fase a quasi dimenticare la figurazione e limitarsi a forme che dovevano essere semplicemente l'espressione della sua emotività del momento. Ed è proprio questa terza fase di Matisse che si lega a Chao attraverso questa scomposizione delle forme, questa mancanza di figurazione nella figurazione, però, perché poi in effetti le sue opere sono, contengono delle forme che però non possono essere identificate nella realtà e si uniscono a formare altre forme e dar vita ad altre forme pur personalizzando completamente la gamma cromatica, perché come possiamo vedere la gamma cromatica è più affine alla personalità di Achao, una personalità sensibile, una personalità delicata, una personalità che non vuole gridare le emozioni, non le vuole buttare fuori in modo irruento, a volte anche violento, come può essere stato nel caso degli espressionisti e dei Fauve anche. Lui le narra, lui le esprime cercando di coinvolgere l'osservatore con la delicatezza, con la semplicità, con queste tonalità tenui, non sfumate perché sono piene, però sono sempre tonalità delicate, molto come dire, quasi rilassanti, a volte pur non essendo rilassante l'intento, perché in questa mostra in particolare vediamo tre parti del suo lavoro durante la quarantena dovuta al Covid. La prima parte è l'Eau de Beaujour, che si può tradurre come profumo di bei giorni, ed è stato il momento in cui chiuso in quarantena, ha sentito il bisogno di ricordare com'era il mondo, ricordare la vivacità, i colori, il piacere di potersi incontrare, di potersi parlare, di poter essere vicini, di andare, incontrare persone, spostarsi anche a vedere nuovi paesi, che poi è quello che costituisce la ricchezza delle persone, l'accrescimento personale, il cambiamento. E quindi c'è questa nostalgia che lui manifesta non con la tristezza, con la saudade brasiliana, bensì con il sorriso di un ricordo bello che in quel momento lui non riusciva più a vivere. La seconda parte, invece, e quindi l'Eau de Beaujour sono, per capirci, quell'opera lì, l'opera grande che vedete alle vostre spalle, e questa. Quindi questi sono due esempi della serie Eau de Beaujour. La seconda fase è quella invece in cui lui ha deciso di narrare la sua frustrazione, la sua malinconia, il suo sapere che tutto in quel momento non era più quello che era stato fino a prima. Quindi lasciando che anche i colori si adeguassero in qualche modo a questo suo nuovo stato d'animo, a questo passaggio, attraverso le opere Les Chaussules, le casule. Le casule sono delle vesti sacerdotali che hanno un foro nella testa e si mettono a manto, come se lui volesse raccontare questo manto di tristezza, di impotenza che lo stava assalendo nel momento in cui e sono quelle che si vedono in vetrina. E anche dalla parte opposta della vetrina, perché abbiamo fatto una doppia esposizione di quest'opera, in cui lui ha bisogno di adeguare, come dire, accordare le tonalità che sono un pochino più terroso, un pochino più cipriato.
riusciva ad attraversare quello stato d'animo. Per finire poi Le Monde d'Après, che è una serie in cui lui riconquista la fiducia, riconquista la capacità di apprezzare anche nel momento più brutto la possibilità che invece tutto possa volgere al bene. Quindi esce il suo ottimismo dalla sensibilità, passa poi alla sensibilità, perché poi succede spesso che gli artisti, le persone molto sensibili, riescano sempre a trovare quel gancio, quel modo per andare avanti e trovare una via d'uscita anche laddove non si pensa che ci sia. Quindi lui si apre a questo mondo d'après e sono le opere quelle di cui una persona apprezzava particolarmente, tra l'altro, una persona del pubblico, quelle in cui vedete. È praticamente rappresentato il mondo, Le Monde, adesso l'ho detto in italiano con la pronuncia francese, in cui lui unisce queste linee, queste righe. I colori tornano a essere più vivaci, tornano a essere più sereni, perché lui è riuscito a trovare la speranza, è riuscito a trovare il modo per dare un senso a quello che è accaduto, o comunque a pensare che quello che è accaduto possa avere un senso e possa ritornare a ricomporre un'umanità diversa, un'umanità cambiata, perché poi sono cambiate le regole del vivere comune, sono crollate le certezze a cui spesso l'essere umano si collega, si aggancia. Quindi una nuova consapevolezza in cui incontrarsi, incrociarsi, intrecciarsi e costituire un nuovo mondo dove con regole nuove, ma non per questo meno bello di quello di prima. Quindi questo passaggio è stato fondamentale, perché poi spesso è così che accade, si passa, no, dal primo momento che è una reazione di destabilizzazione, poi si prende atto di ciò che è accaduto e poi alla fine si cerca di trovare il modo per reagire. Ed è questo il percorso che ha fatto Chao, e attraverso queste opere colorate, vivaci, vive, questa destrutturazione della forma, questa forma non forma, che manifesta tutto il suo desiderio di non appartenere a uno schema, di liberarsi dalla gabbia di una figurazione che non sentirebbe adeguata alla sua modalità espressiva. Quindi ha bisogno di lasciarsi andare a tutte le emozioni, a lasciar fluire le emozioni senza alcuna regola, senza alcuna limitazione, bensì esprimendo se stesso, quindi ritrovando colori che troviamo anche nell'ultima serie, che ha portato a sorpresa, infatti non ne sapevo niente, ma l'ho saputo, che sono queste opere più piccoline, che dal titolo Colors Never Die, quindi i colori non muoiono mai, perché poi alla fine, per Chao, la vita è colore. Per tutti noi la vita è colore, cosa sarebbe la vita senza colore? E quindi le tonalità sono tornate a essere ancora forse più serene, più spensierate, più frizzanti, più tenui, perché è attraverso la delicatezza del colore che possiamo trovare un modo per sentirci bene, a prescindere da quello che c'è intorno. Sono i colori interni che possono cambiare il punto di vista e la realtà in cui viviamo. Io vi invito a guardarvi, a fruirvi questa mostra bellissima. Noi siamo contentissimi, io e la Galleria Arte Sempione, di ospitare a Chao, un artista che viene da tanto lontano, perché dal centro della Francia, dal centro ovest della Francia, è venuto a esporre a Roma, quindi noi siamo felicissimi e sono sicura che la mostra sarà un successo, perché è veramente bella. E quindi grazie a tutti per essere intervenuti e guardatevi le opere.